Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Elden Ring, sempre nelle terre di Lurnia Lacustre. Forse oggi, nella registrazione di oggi, non so se nel video, ma nella registrazione di oggi riuscirò ad raggiungere la maledetta Raia Lucaria. Chi lo sa, l'obiettivo è quello, perché in teoria qui abbiamo quasi finito, cioè dobbiamo esplorare un pochino qui, andare a vedere sta costruzione cos'è. E poi andremo verso Raia Lucaria, o meglio, andremo verso questo coso. E questo coso dove in teoria dovremmo trovare la chiave per entrare appunto a Raia Lucaria. Ok, andrò così, ho farmato l'armatura del cuculo, questa è una versione alterata, ho fatto togliere il mantello da Bok, perché sennò l'altra sarebbe, come potete vedere, il gioco è sempre a mio favore, mi ha dato 29 pezzi doppi prima di darmela tutti, ma dettagli. Questa sarebbe quella completa con il mantello, però per il momento voglio andare con quella senza mantello, mi sento più leggiadra, ok, e andremo così. Con questo bel pennacchione sulla testa. E ora andremo ad esplorare questo pezzo qua. Andiamo direttamente lì. Andiamo sotto Rento. Ho cambiato anche gli incantesimi. Ho messo gli incantesimi frenzy. Così li proviamo. Ora dobbiamo andare esattamente là. Però mi è venuta in mente un'altra cosa. Tra l'altro mi ero scritta un post-it per non dimenticarmela. E me la stavo dimenticando lo stesso. Pensa un po' che brava. Allora. Messaggio di un mercante nomade contenente brevi informazioni. In realtà l'abbiamo trovato in giro, ma va bene uguale. Nelle profondità sottostanti Lindelt giace il nostro signore della fiamma della frenesia, le tre dita di cui siamo succubi, a Lindelt, ok? Mentre l'invito a Villa Vulcano dice: lettera offerta da Raia in segno di gratitudine per il ritrovamento della sua collana. Contiene un invito a Villa Vulcano. Prode senza luce, cerca l'altopiano di Altus nel regno dell'albero madre. Dai prova del tuo valore affrontando questo viaggio e Villa Vulcano estenderà il suo invito per accoglierti in una famiglia di campioni. Ed è il secondo invito che ci fanno per diventare campioni, perché come vi dicevo già qualche video fa, anche il signorino Kenneth Heist ci aveva proposto di diventare i suoi fichissimi campioni. Quindi ora inizio a chiedermi cosa devo scegliere, cioè dovrò stare attenta, saranno solo quest da completare, devo scegliere da che parte stare. Queste sono domande che mi sorgono a un certo punto. No, io l'ho presa larga perché lì c'è quel cavaliere incredibile, che un po' mi inquieta, ecco, diciamo così. Appena appena, eh. Quanto siamo vicini all'albero madre? E quel posto lì? Con queste bandiere spettrali? È la città... potrebbe, perché punta proprio lì, punta. Potrebbe essere la città dorata, quella lì. Credevo fosse molto molto più in alto, però, da quando ci siamo stati, che guardavamo in basso da sopra. Sembrava molto più in alto. Strana sta cosa. Dobbiamo anche cercare il dipinto, dannazione. Sono convinta di esserci passata molto vicino al dipinto. Di essermelo persa, si sono accesi i fiori così brutalmente. Allora, questo signore è cattivissimo, vero? Allora, quello che possiamo fare è tirare un raggio laser nel sedere. Yeah! Quanto poco. Tanto poco. Vado. Però lui non si sta accorgendo della nostra presenza, quindi andrei avanti a sparare Gatling di raggi laser incredibili. Salve, buongiorno. E ho cambiato la weapon sull'altra arma. Ora ho questa impalata incredibile che ovviamente non riuscirò a prendere, perché figurati. Ma ce la facciamo a colpirlo? Va bene che è alto, ma dai. Aspetta, ma là. Ce la facciamo ad infilzare il signor Otto, per favore, grazie. Oh, là, finalmente. Ci tenevo ad infilzare il signor Otto a morte. Ci ho messo solo quelle 29.000 ore per prenderlo bene, perché era altissimo. Però ce l'abbiamo fatta alla fine, avete visto? Siamo stati bravi. Guglia ristrutturata al confine. Possa la sapienza illuminarti la via. Era uguale all'altro. Ah, è chiusa. Era uguale all'altra scritta. Possa la sapienza illuminarti la via. Forse sì. Forse no. Non mi ricordo più. Però ciò significa che dovrò ingegnarmi per andare avanti. Giusto? A few moments later. Possa la sapienza illuminarti la via. Ma illuminarti nel senso appunto che devo accendere una luce. È un po' tirata come cosa, lo so. Risolvi l'enigma, ok. Quindi c'è effettivamente un enigma. Il fuoco a Marika? No. Non
devo dare fuoco a Marika. Scusi, Marika, non volevo. Che, sa, illuminarti. Magari devo dare fuoco a Marika, che ne so. 1 hour later. Possa la sapienza. Che c'è, voglio dire, detto a me e a Iella, la sapienza è illuminarti la via, proprio sfondi un portone, ma mamma mia, proprio aperto. Cioè, noi siamo molto sagge con il nostro 10 a intelligenza. Mamma mia, proprio, eh. Ah, come risolvo questo problema? Io oggi volevo andare a Raya Lucaria, non volevo bloccarmi per sempre in questa chiesetta del cacchio di Marika. Cioè, avrei voluto fare cose io oggi. È un po' tirata questa situazione, me ne rendo conto, non fateci caso. È un po' tirata, un po' troppo tirata, meno male che c'era sotto il pavimento, ok. 2 hours later. Possa la saggezza illuminarti la via. Torrent, aiutami. Torrent, tu sei più saggio di me sicuramente. Io sono sopra la statua di Marika, lo so, dovrei riportare rispetto alla Marika. Probabilmente sì, ma quando la Marika non mi dà la soluzione, sai come un po' se lo merita che gli viaggi in testa. Ma appena appena, eh. 3 days later. La saggezza illuminarti la via. La saggezza. Cioè, tu dovresti essere un essere saggio, Messi. Tu dovresti potenzialmente capire cosa devi fare qua, perché non credo che sia poi estremamente parca. E niente, siamo morti per sempre. No, ma dai. Cioè, sono passata prima lì e non sono morta. Scusami. Vi giuro, sono passata prima e non siamo morti. No, adesso vado a riprovare, guarda. Vi giuro, sono passata lì prima. Cioè, ho appena perso 75.000 rune. Ehi, ma fa niente, chi se ne frega. Tanto, guarda, le avevo farmate a caso. Le rifarmo, non è un problema. Metto lo scarafone dorato. 30 secondi, anzi, me lo metto subito. Chi se ne frega della Marika. Così le farmiamo subito. Tanto credo di poter usare tutto lo stesso. Sì, infatti. Non mi serviva la Marika. Però sono piuttosto sicura di essere scesa da qui anche prima. Scusami, eh. Ah, sapete cosa? Vuoi vedere che non muoio se atterro lì sopra? Guardate, preparatevi. Prima sono scesa qua. Porca miseria. Ah. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Possa la sapienza illuminarti. Non ho idea di cosa debba fare. Non ho assolutamente idea. Perché pensavo che fosse collegata al gigante qua fuori. Perché è sparito. Cioè, l'ho battuto una volta e poi non è respawnato. Quindi credevo di dover cercare altri giganti, uccidere altri giganti. Ma ho fatto un giro in tutta quest'area in realtà e non c'è assolutamente niente. Quindi non ho idea. Cioè, si vedrebbe se ci fosse un altro gigante da uccidere. Non ho idea di come entrare lì dentro. Aiuto. Qua sotto siamo stati, sì. E allora niente, andiamo a fare altre cose adesso. Andiamo a cercare la signorina degli occhi e andiamo a Raya Lucaria, perché io voglio andare avanti, mi interessa. Quest'area credo di averla esplorata più o meno tutta. E invece, guardate, trovo sta roba. Ehi, che spavento! Non è possibile. Guarda te, guarda te, guarda te, guarda te. Ma fastidio. Niente. Ok. Non era l'ultimo. Ok. Posso? Posso finalmente, posso, posso? Posso, per favore, grazie. Ma non l'ho preso. Che tristezza. Yeah! È stata la cosa più pericolosa della vita. Io ve lo dico. Pietra ardente della frenesia. Adesso leggiamo che cacchio è. Viola sepolcrale, aspetta. Frammento di rovine benedetto dalle tre dita con un incantesimo, oggetto di creazione. Consuma pia generando calore, curando nel tempo coloro che hanno ricevuto la fiamma della frenesia. Ma cosa vuol dire? Che mi abbassa la barra del frenzy o mi cura effettivamente la vita? Infligge follia a coloro che non l'hanno abbracciata.
Bada a non confondere questo oggetto con la sua varietà più innocua, che è questa. Quindi cura. Però cosa vuol dire che hanno abbracciato la fiamma della frenesia? Oddio. Occhio, va bene, non, un oggetto del cacchio messo lì con un colore viola incredibile. Cioè, in questo posto di morte così pericoloso c'era un tubo. Cioè, ho rischiato la mia vita per niente. Ah! Signorina, eccola qua. Io in teoria ho due occhi da darle, ma credo di doverla far spostare di nuovo. Chissà poi se la mappa mi indica dov'è, perché l'ho trovata a culo fino ad ora. Hello? Sì, ok, la frase è sempre la solita. Pilgrim on a pilgrim when I eat. Ok, gli devo dare per forza questa, non posso scegliere se dargli questa o quella di Vike, quindi gli diamo. Oh, Probabilmente sono my name is passaggi in Castillo. successione. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shibiri grapes really are. Delectably tender Dello and schifo. sweet, yet Oh! searing. What a sight they must be to behold. Ragazzi, bisogna proseguire la sua quest. Ormai l'abbiamo dannata per sempre, la signorina. Quindi sì, signorina, sono occhi umani. No. That's not possible. Not all of those people. Their own. So those noises I heard were. Sorry. I'm all right now. Don't mind me. I apologize. You only did as I asked. I'll be fine. Think no more of it. Ho sbagliato, non dovevo dirglielo. I apologize. I'll be fine. Forse non dovevo dirglielo, forse adesso non vuole più l'ultima. Oh no, ho rovinato la quest, forse. Ma io ho semplicemente detto la verità, cioè voglio dire. I apologize. I'll be fine. Sbagliato? Probabile. Non vorrà più le altre, quindi potrebbe essere. Si ucciderà, potrebbe essere anche questo. Oh no. Ma tanto la signorina era destinata a morire male comunque. Ah, è ancora lì. Strano, perché di solito quando ti siedi. Poi si spostano. Non si è spostata. Perché ho interrotto la sua. Perché adesso non le vuole più. Ah, is that you over there? I've gleaned something very important indeed, Ok. thanks to you. Forse l'ho salvata The la vita. reason why it was eyes I had to eat, the distant light, is far and frail, Forse no. so faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger No, maiden. non le abbiamo salvato la vita. No, no, perché la signorina non capisce un tubazzo di niente, a quanto I've pare. gleaned something very important, I'm certain now. Quindi se mi siedo adesso sparisce e, quindi, e vorrà anche le altre di uva, non gliene frega più niente se sono occhi di gente. Cioè lei ha realizzato che la gente si strappava gli occhi davanti a lei per farglieli mangiare e va tutto bene. È andata? È andata, infatti. Dove la trovi adesso? Viene indicata sulla mappa, sta signorina? Leggi dita. Varre. Ah, giusto, devo anche informarmi, questa è una cosa che devo controllare. Se devo effettivamente invadere per forza per mandare avanti la quest di Varre, perché lui mi ha dato le dita e mi ha detto usale. Ma io non sto giocando online, non avevo intenzione di giocare online. Quindi è una cosa che devo controllare questa. Eh no, la signorina non viene indicata. Ah, dannazione. Adesso come la ritrovo quella lì? Allora, l'ho incontrata, potenzialmente l'abbiamo incontrata. Qui. Qui e qui. Quindi se tanto mira tanto andrò avanti per questa via. Magari la becco, che ne so, in giro. Che ne so io. Proviamo ad andare avanti per di lì. Magari più avanti. Perché fino ad ora non era mai in luoghi casuali. Cioè era sempre o vicino a un falò. O vicino a una struttura comunque. Non era in mezzo al niente, fortunatamente, quindi in teoria dovrebbe essere di nuovo vicino a qualcosa. Potevo mettere notte, che ci sono un sacco di quelle rovine lì del cacchio, di Farumazzula, cioè ormai secondo me sono di Farumazzula palesemente quelle rovine lì. Potevo, anzi, adesso metterò notte. Eccola!
Ma fin qua in fondo si è spinta. Mamma mia, non pensavo di trovarla qua. Guarda che cacchio è. Io sto inciampando in questa signorina totalmente a caso. A caso. Salve. Oh, hello. Is that you over there? Mm-hmm. Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before. But I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Mi piace come è passata dal gli diamo l'uva e gli diciamo che sono occhi umani, vomita anche l'anima, al oh mio Dio, dammene un'altra che ormai sono tipo drogata di uva di Shabriri e quindi ne voglio una più potente e fortissima. Mamma mia, tieni. Oh. Oh. A fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. Guarda che drogata. Abbiamo rotto la signorina. Niente. How sweet. Yet, how it burns. Thank you. I've composed myself again. May the blessing of the fingers be upon you. Oh no! Thank you. From the bottom of my heart, I'm sure I'll be a finger maiden. Sì, a me preoccupa di quale dita diventerai la signorina vergine, però va bene. Dove la troverò quindi la prossima volta? Fuori da qua, probabilmente. Eh beh, se le dita sono verso la città dorata, la prossima fermata probabilmente è verso la città dorata, perché noi abbiamo, adesso sappiamo che le tre dita sono sotto Lindelt. Quindi per forza sta andando là per forza, perché se sta seguendo una luce, non sono sparita, infatti. Allora, iniziamo ad esaurire tutti questi puntini che ho messo in giro e poi andiamo a Raya Lucaria. Ok, questi frammenti non contengono nulla. C'è un appezzamentino di terra qua, che di nuovo non contiene nulla. Ma strano che non esca... Allora, sono usciti tipo 29 uccellacci del malaugurio dallo stesso punto. E qua che ci sono tutte ste cose non esce niente, strano. Guardi chi è? C'è uno grosso qua. C'è un albinaurone. Ehi, è anche durissimo. Ok. Ma povero, scusa. Madò, che brutti urli che fanno. Che urla terribili. Oh, un colpo mi sento. Appena appena. Allora, questa non è l'isola dove dovrei trovare la chiave, giusto? Perché se tanto mi dà tanto, l'isola doveva essere questa qui, la 2. In teoria, stando alla mappa che abbiamo trovato. Però questa è un'isola tanto grossa che chissà che diavolo c'è qua sopra. Mi aspetto ci siano le meraviglie. Devono esserci le meraviglie qua sopra. Aspetta che mi metto la lucetta. Che sono voluta vedere qua di notte. Adesso un po' me ne sto pentendo. Non comprendo se sto girando solamente in tondo. Tra l'altro, cosa sta succedendo? Non si vede assolutamente niente. Dove sono finita? Che buio incredibile, cioè è sparito tutto, è sparito il cielo, è sparito tutto, non c'è più niente qua. C'è un falò. Grazie, sta arrivando un po' di luce, meno male. Iniziavo a sentirmi un po' claustrofobica, ammetto. Pochino sì. Oh no, c'è un'altra di ste cose chiuse, ma che palle! Però aspetta, mi dicono cosa fare forse. Scusi, cerca tre animali sa... Ok, ok. Ma tre animali saggi? Ma no, qua dentro c'è proprio... C'è proprio buio entrando qua dentro. Cioè, è la zona che è fatta così. Mamma mia. Ah no, eccolo l'animale saggio, sicuro? Guardate dove cacchio è. Posso targettarlo? No. E allora, niente. Facciamo così. Andiamo a fare. Oh, povero. Caduto molto male, è caduto. Questo luogo, sapete, non è che mi faccia impazzire, sinceramente. È un luogo un po' troppo oscuro per me. C'è una bolla di oscurità qua dentro. Letteralmente. Cioè, è incredibile, ragazzi. È incredibile come io non stia capendo dove cacchio è sta cacchio di tartaruga. Eccola! Ma guarda te, guarda. Signorina tartaruga? Mi scusi?
C'è. Sigillo si è aperto, va bene. Fammi prendere il cavallo. Su 4 ore che giro intorno a sto cacchio di pezzo di terreno e non, senza risultati, tra l'altro. L'altra un po' mi rimane che non ce l'ho fatta, ma questa l'ho aperta. Torre di testo. Stiamo per avere un altro slot extra, quindi mi sta dicendo questo? Nuovo slot? Ah, che bellezza, siamo riusciti a salire. Che bellezza. Sì. Posso? Grazie. Apri. Per sicurezza, non si sa mai. Pietra della memoria. Bene. Perché hanno un quadro della Torre della Frenesia? Perché? Si è tolto l'incantesimo prendendo i 3 animali sacri dell'oscuramento, tipo. Era palesemente un incantesimo di oscuramento, non dite. Era, è così, lo so. Io lo so, va bene? Il video di oggi termina qui e probabilmente abbiamo segnato per sempre il destino di questa signorina senza occhi, perché temo sia già impazzita dopo aver avuto consapevolezza di che cosa sta assumendo, ecco, diciamo così. Ma temo anche non ci fosse modo per sistemare la situazione, perché se non le dicevo nulla probabilmente lei avrebbe comunque continuato a volere questi occhi e non sarebbe cambiato poi molto. Temo che questa signorina sia destinata ad inginocchiarsi davanti alle 3 dita chiedendo la grazia alla divinità sbagliata, per come la vedo io. Inoltre abbiamo anche trovato un oggetto che ci dice che dobbiamo, cioè possiamo accettare noi questa fiamma della frenesia. E stiamo letteralmente forgiando una vergine delle 3 dita, che potrebbe sostituire la nostra delle 2 dita. Quindi non so come evolverà questa parte di trama. Quello che sto percependo è che abbiamo iniziato un percorso per diventare i signori dei folli. Ed è una cosa che non vorrei avere. So che ci sono finali multipli, non so quali sono, ma anche se fosse semplicemente un titolo questo di essere la signora dei folli, vorrei evitarlo. Vorrei evitare di diventare la gattara dei Simpson, che invece che lanciare gatti lancia Frenzy Flame a destra e a manca. Vorrei evitare questa cosa, sinceramente, per la mia Iellina, e quindi cercherò, nonostante seguirò le quest, cercherò di evitare di ottenere questo titolo, se è possibile. Comunque, il video di oggi termina qui. Io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.